Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ma prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram per non perdere nessuna news dei miei video e iniziamo con le avventure della nostra Miranda, che è qui che si sta leggendo il tomo per incantatori di basso rango, almeno sta studiando un pochino. Ha fatto solo qualche quadro, due tristi. È una neofita incantatrice? Wow, era un apprendista, adesso neofita. Fantastico, brava. Vabbè, un attimino di distrazione. È qui che sta studiando il tomo magico e io volevo anche cambiare l'aspirazione della nostra protagonista, perché ovviamente lei non gli interessa più diventare una pittrice straordinaria. Ormai non è più nei suoi pensieri. Come sempre, un po' nella vita si cambia anche le proprie aspirazioni. E quindi metto l'aspirazione fornitrice di pozioni. Quindi la prima cosa è diventare un incantatore, raggiungere il regno magico e imparare la ricetta di pozioni. No, non vengo a casa tua, sto studiando la magia Asher, dopo ci vediamo, tranquillo. E inoltre ho preso l'ingaggio per principianti. E volevo questa volta farla andare da sola, a vedere se più che altro aumenta un attimino il rendimento, perché siamo già a 6.000 punti di soddisfazione, voglio arrivare a 8.000 per prenderli appunto il tratto coraggiosa. Oh, abbiamo concluso di studiare il libro, ce lo portiamo dietro. Inoltre Miranda è da un po' di giorni che non sta bene, quindi non so che cosa ha, poveretta, ma la cosa più preoccupante di tutti è questa: 4.000 simoleon di bollette e io ho solo 321 simoleon, non so dove andarli a prendere questi soldi. Quindi boh, andrò a rubare da qualche parte. No, scherzo. Ci penserò. Ci penseremo, ci penseremo. E niente, vedremo un attimo. Quindi andiamo. Sono solo le 16:38. Io proverei ad andare al regno della magia e parlare con il nostro amico Simeon. Quindi, se non sbaglio, posso fare anche così. Raggiungi il regno magico. Vai. Eccoci qua. Raggiungiamo. Vedete, ha sempre. Oh mio Dio. Che cosa sta pensando Miranda? E secondo me sta pensando se è incinta oppure no, perché gli è uscito il fumetto del Biberon. Ne parleremo con Asher sicuramente. E dov'è Simeon? Ma adesso cerchiamo Simeon. E vuole piantare qualcosa, sicuramente. Quindi gli sta insegnando la prima magia. Ah, eccolo qua, chiediamo poi anche lui che se gli insegna una ricetta per la pozione, perché vuole imparare la ricetta di una pozione. Ha quasi finito di farsi addestrare, l'addestramento lungo. Aumenta anche la magia con il Faba. Va bene. Ok, grazie.
Andiamo da Simeon, va? Dove sta andando? Oh, guarda qui con anche il saggio della magia indomita. Mi insegni una ricetta? A Miranda è stata insegnata la ricetta di una nuova pozione, le è stato dato un campione. Apriamo il libro incantesimi. Abbiamo imparato la pozione della buona salute, una pozione per trovare oggetti utili durante lo svolgimento delle attività quotidiane, turchese radice di valeriana. Ottimo. Parliamo un po'. È incinta! Oh mio Dio! E dice, ops! Mi sa tanto che dovrò parlare con Asher. Mi sa tanto anche a me, Miranda. Oh mio Dio! Guarda che pancetta! Poverina, non sta neanche bene! Oddio! No, no, dobbiamo parlare con Asher sicuramente. È impressionata, Miranda è impressionata di Elphaba. Torna a casa. Torna a casa anche perché devi andare a lavorare. Wow, wow. Qua dice, possiedi un calderone, ma io lo possiedo già il calderone. Boh, non lo so. Vediamo quando torna a casa. Oh mio Dio! Vedremo come la prenderà Asher. Eccoci qua tornati. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a legarla come famiglio. Ah, qua, ok, possiedi un calderone, me l'ha già dato, perfetto. Vediamo se riusciamo. Oh, Medea ora legata a Miranda, lo usano come famiglio, sì. Loda, lodiamola. Poverina, un sacco di nausea. Ma ha un pancina. Però la mandiamo da sola, dai. Almeno, tanto l'abbiamo già visto l'ingaggio comunque per principianti. Almeno facciamo alzare un pochino il rendimento. Ha una pancia enorme per essere. Solo al primo trimestre. Siamo tornati a casa, ovviamente lei è stanchissima, ma siamo pieni di fantasmi rossi. Pieni. Allora, presenta l'offerta, gli diamo il dipinto, diamogli un dipinto, magari se ne va. Così. Ecco te. Ok, a uno gli è piaciuto. Cosa ci ha regalato? Cos'è? Residui dell'anima? A volte gli spettri si lasciano dietro residui di anime, vale a dire frammenti di, come avrai intuito, anime. L'anima di un sim è racchiusa in un globo del potere mistico delle rune. Le anime sono una prelibata alle cornea, uno spuntino di residui di anime è l'ideale se vuoi sentirti di nuovo giovane o desideri solo una storia bizzarra da raccontare all'occorrenza di amici. Assorbiamo residui di anima perché comunque l'abbiamo donata un po' di anima almeno. Poi questo è proprio arrabbiatissimo, presentiamo l'offerta, magari diamo il dipinto fiducioso. Ah, mi ha dato qui la pozione della buona salute. Che cosa hai fatto? Medea, che cosa hai fatto? Ah, qua sempre la cera, fantastico. E adesso manca questo qui. Facciamo un dipinto triste. Vediamo il dipinto. Vediamo se anche lui gli piace.
E poi la mando a dormire, cioè sono le 7:30 della mattina. Ok, altra cera. Spazzoliamo Medea. Anzi, sai cosa facciamo? Sapete cosa facciamo? Beviamo il pozione della buona salute. Vediamo. Beviamo. Dovrebbe aumentare i suoi bisogni, no? Vediamo, vediamo. No, ho sbagliato. Va bene. Mi sa che sta solo bene e basta. Mandiamola un po' a letto e poi. Ecco, è svenuta, poverina. Ok, la mando a letto. Ah, vediamo qui che cosa è uscito. Fortuna dell'incantatrice. Senti che la fortuna della tua istinto guadagneranno denaro e ingredienti casuali sperimentando al calderone e sta eseguendo altre interazioni dell'unità familiare. Ed è molto stressata per il lavoro. Però abbiamo aumentato un pochino il rendimento, quindi ogni tanto, secondo me, farla andare al lavoro da sola può essere molto molto utile. Soprattutto adesso si riposa un pochino, ma deve dirglielo ad Asher che sta aspettando suo figlio, perché è solo suo figlio, per forza. Quindi la faccio riposare e ci vediamo un po' più tardi. Sono le 4, le 16:29. La nostra Miranda si è svegliata, poverina, ha una bella nausea mattutina, quindi non sta per niente bene, si sta mangiando un'insalatina come merenda. Inoltre, la pozione che abbiamo bevuto prima che andasse a dormire, mentre si stava facendo la doccia, è sempre rinfrescante darsi una ripulita. Miranda ha inoltre trovato qualcosa nello scarico, una trota, che fortuna! Quindi volevo, adesso che finisce di mangiare, provare andare di sopra e preparare e sperimentare. Vediamo un pochino e Grazie. poi penso che chiamerà Asher di venire qui, perché gli deve parlare assolutamente. Che giorno fortunato! Miranda ha appena trovato 60 simoleon. Mi piace un sacco questa pozione. La faccio sperimentare ancora un po', almeno fin quando non svanisce l'effetto della pozione. E poi chiamiamo Asher. Ok, finito di sperimentare, ma oltre a qualche simoleon non ha trovato nulla. Chiamiamo Asher, gli chiediamo di venire qui. Oddio, mi sa che è già qui. Vuoi vedere? O sta arrivando? Non lo so, ma non lo posso invitare a casa. Quindi mi sa che ci sono dei problemi. Mi sa che la mia gattina non sta bene. Carra, sì, è ammalata. No, devo portarla alla clinica veterinaria. Fermi tutti. Sì, adesso ti porto alla clinica. Andiamo, andiamo. Fra 17 minuti è già il secondo trimestre, no? Dobbiamo parlare con Asher. Continua a ripeterlo. Però ci sono un sacco di intoppi. Mi dà che sta male. La casa è infestata. Ha troppe cose da fare. Mi sa che andiamo noi da casa sua. Appena Medea sta bene e ha continuamente la nausea, poverina. Sta soffrendo un sacco di nausea e guardate la pancia, è enorme. Prego, speriamo che non siano due gemelli. Medea? L'hanno già chiamata? Sì, mi sa che l'hanno chiamata. Andiamo qui, sediamoci qui. E attendiamo
cercando di vedere che cosa gli fanno, povera. Poverina, sta proprio male. Allora, facciamo la terapia costosa, per forza, anche se rimarremo senza soldi. Ecco fatto, tutto a posto. Meglio? Ok. La legge. E niente, andiamo da Asher. Viaggiamo come idea, andiamo con lei. Bussiamo a casa di Asher, stiamo bussando alla sua porta con una pancia enorme che gli faremo una bella sorpresa. Inoltre qui a Glimmerbrook sta piovendo tantissimo. Ah, una cosa, forse non l'ho mai detto, ma questa casa non l'ho fatta io, ma l'ho semplicemente scaricata. Non mi ricordo neanche chi sia il creatore, però è una bella casina semplice da incantatore, incantatrice. Asher, dove sei? Ah, sta andando a dormire? No, no. Condividi la grande notizia. Asher, ti devo dire una cosa. Ops. Che bacio! Miranda! Gli è mancato di vedere Asher. Una cosa da dirti? Sono incinta! Oddio. Davvero? Ah, è contento! Hey, Swar E Swazuni, allora, Swaya beh, Borbahe, lo Ufong baciamo, Serafri, ovvio. Kalu Pizzo Amoreggiamo perché Anatabo, comunque lui è contento della notizia inaspettata, ma è contentissimo. E allora lei gli chiede perché non abitare insieme in fondo, no? Lei è una casa grandissima e vediamo se accetta di abitare insieme a noi e comunque di crescere il nostro bimbo quando nascerà, o bimba. In fondo siamo tutti e due incantatori. Ok, vuoi abitare insieme a noi? E lui accetta, ok. E ci porta un sacco di soldi, anzi, vendiamo tutto. Gli arredi nell'otto, eccetera, e ci porta tanti soldi. Probabilmente sono soldi suoi risparmi. Almeno possiamo pagare le bollette e avere un gruzzoletto per il futuro bimbo, visto che comunque lui non lavora e lei è solamente un'investigatrice del paranormale. E quindi eccolo qui, Asher, nella nostra famiglia. Super felice della grande notizia e avverto un legame stretto con la nostra Miranda e sono molto innamorati. Asher ha come aspirazione incantamento e stregoneria, quindi possiamo vedere anche questa aspirazione. Lui è nato stregone. Incantatore, scusate, però è ancora un apprendista perché è giovane quanto la nostra Miranda. Bene, direi di andare tutti a casa. Viaggiamo così, viaggiamo con tutti e di lasciare la casa di Asher che è molto vecchia. Siamo tornati a casa, sta ancora piovendo e ci sono un sacco di fantasmi. Vediamo se celebro una cerimonia. No, lei celebra la cerimonia. Ah no, prima deve andare in bagno. Beh, giustamente. Intanto tu riempi qua e per prima cosa paga subito le bollette.
così ci riallacciano la luce. Ecco fatto. Ole. Ah, abbiamo 53.000? Non 20.000? Ah, perché abbiamo venduto la casa, è vero. Così abbiamo anche un gruzzoletto perché Miranda vorrebbe sistemare un pochino questa casa, un po' vecchiotta, sistemare i muri. Quindi con un po' di soldi potremmo anche farcela. Io direi di andare a festeggiare questa convivenza con un bacio. Con un bellissimo bacio e un po' di fichi fichi, così si divertono. Si baciano con i fantasmi che svolazzano. Sì, non preoccuparti, Asher. Anche perché Miranda vorrebbe sistemare la stanza, no? Per il loro bambino o bambina, e questa adesso è proprio brutta, quindi devi sistemarla un po'. Sono le 2:30 di notte e purtroppo ci sono un sacco di fenomeni paranormali e niente, devo per forza fare una seduta spiritica. Magari proviamo a fare una seduta spiritica con Asher, magari si attenuano un attimino questi fenomeni perché sta diventando davvero impossibile. Ok, abbiamo quasi concluso la cerimonia. Anche Asher ha raggiunto il livello 2 di medium. E cerimonia riuscita. Ho almeno un po' di serenità spirituale. E vediamo se posso mandare via. Tentiamo di comunicare. Tanto lui va in bagno. Tentiamo un attimino di comunicare. Se può andare via. C'è un fantasma. Ok, ha deciso di andarsene. E tentiamo di comunicare con lui mettendo un po' di candele. E intanto Asher mi sa che sta andando a dormire. Ah, qui c'è insoddisfazione dei picchi picchi perché sono stati interrotti dai fenomeni paranormali. Poverini. Fra 16 ore entriamo nel terzo trimestre della gravidanza. Oh, ottimo. Dovrebbe andare via. Bene, andiamo in bagno e la faccio dormire, concludiamo la notte e ci vediamo il giorno dopo. Miranda si è svegliata e abbiamo ancora il fantasma rosso qui, però ha fame e vuole fidanzarsi ufficialmente con Asher. Beh, direi proprio che sarebbe ora. Finisci di mangiare, va bene? Perché poi volevo, poverina, la nausea mattutina, magari mangia qualcosina in più. Ah, deve buttare via il cibo avariato, butta via il cibo avariato. Lui continua a dormire. Anzi, sai cosa facciamo? Magari, anche se non ti piace cucinare, serviamo il brunch. Facciamo un po' di uova e toast. Almeno Asher trova qualcosa da mangiare. Lo so che non ti piace cucinare. Lui invece vuole fare picchi picchi con Miranda. Va bene, lei si vuole fidanzare ufficialmente.
Si è svegliato e sta andando a riparare il bagno, visto che adesso abbiamo un uomo in casa e si farà la doccia. Intanto noi abbiamo preparato le uova e toast, non le frittelle, ed eccellente, brava Miranda. E lei continua ad avere la nausea, povera. In questa pancione più che pancina, se non sbaglio, siamo. Piantare chiodi a destra e manca con i martelli non fa proprio per Asher. Deve mettere fine al proprio supplizio e ammettere che non gradisce la manualità. Mi sa che non gli piace la manualità, quindi sì, non gradisce la manualità. La faccio mangiare perché volevo andare un attimo nel regno magico insieme ad Asher e anche lui ha fame, si sta facendo la doccia. Vieni qua, mangi, così vanno avanti un attimo anche con le loro aspirazioni, perché anche lui vuole imparare invece un incantesimo. La nausea adesso gli passerà tra poco e fra 8 ore entra nel terzo trimestre. Abbiamo raggiunto il regno magico insieme alla nostra Miranda super incinta che sta male. Allora, andiamo qui, andiamo da. Allora, lui. Vediamo dove sono tutti i saggi. No, c'è solo questa. C'è solo lei che. Presentiamoci amichevolmente. Intanto, vieni qua, raggiungi qui. E vediamo se arrivano gli altri. Oh, eccolo Simeon. Magia. Allora, gli diciamo che condividiamo la grande notizia, così facciamo due chiacchiere. E a lei invece chiediamo chiedi di insegnare la magia. Invece lei parla un pochino con Simeon. Impariamo a conoscere e poi gli chiediamo conoscenza con chi che sia. Mamma mia. E chiediamo di insegnare la ricetta di una pozione. Lui invece fa amicizia con Elfaba, anche se vorrei che imparassi di più le magie di lui. Ecco, presentiamoci amichevolmente. Nel frattempo Miranda ha imparato una nuova pozione. Vediamo. Pozione della nausea, perfetta, proprio periodo perfetto per lei. Una porzione per irritare un nemico e fargli rivoltare lo stomaco, mandragora e rana reticcio. Yemful Apalachaba. E poi gli chiediamo Minis, anche, Gelsi, Nepa. chiediamo di insegnargli la magia Henbei, pratica. Hapovi. Yishla Henbei. Oh, Yixel, Bonsaba. Jassa. Invece lui sta. Ah, Miranda ha imparato un nuovo incantesimo della magia pratica. Strofinamento, rendi immacolato qualcosa o qualcuno. Questa è bellissima. chiediamogli allora a Simeon, visto che lei sta imparando velocemente, chiediamogli un'altra pozione, un'altra ricetta di pozione. Invece lui, globo familiare del drago, leghiamo il famiglio e lo lasciamo Warlock, dai, va bene. A Miranda gli è stata invece insegnata pozione dei bisogni abbondanti, una pozione per soddisfare tutti i bisogni di un sim.
Questa è bellissima. E secondo me dobbiamo anche far fare a Miranda un po' di giardinaggio, perché ad esempio qua, vabbè, ha bisogno del turchese e della radice valeriana, la mela, la mandragola e la rana terriccio. Va bene. Ma lui stava parlando con Morgi. Eccolo qua. Presentazione amichevole. Raggiunge rango 2. Vediamo un po' se cerca altri tomi. Basta chiacchierare. Intanto facciamo un po' di amicizia. Vediamo un po' della carriera. Vantiamoci della nostra famiglia, gli diciamo, sai, sto diventando papà, sto per diventare papà tra poco. Morgi è un amministratore dell'asilo, quindi è un insegnante, ha un babysitter. Poi discuti degli interessi, magari facendo un po' di amicizia. Lui ci insegna qualcosa. Chiediamogli degli hobby. E lei che cosa sta facendo? Lei sta cercando altri tomi. Non gradisce la forma fisica. Ok, vediamo se adesso mi insegna un incantesimo. Chiedi di insegnare la magia indomita. Vediamo un attimo. Whipsail yarp? Ah, c'è stato! Asher ha scoperto un nuovo incantesimo, Zip Zap. Imbriglia l'energia elettrica e dà la scossa a qualcuno. Ottimo! Vediamo, vuole arrivare. Conosci tre incantesimi diversi e lancia un incantesimo su un altro sim. Lui invece, Miranda gli ha dato comunque il tomo per incantatori di basso rango, quindi si studierà il tomo. Nel frattempo lei non ha trovato nulla. Miranda ha trovato un tomo dell'aura magica. Allora, io direi di andare magari con Asher. Adesso Asher la raggiunge, perché Asher è quello che conosce un po' di più il mondo magico e vuole portare Miranda a fare compere. E poi credo che leggerà il libro quando sarà a casa, magari così un po' più tranquilla. Ed eccoci qua al vicolo degli incantatori, ancora con questa cosa. E magari. Bellissimo, bello, bello, bello. Io continuo, era da tanto che non giocavo a questo game pack e quindi mi piace di rivederlo, riesplorarlo con questa partita, approfittando appunto dello staff pack di Fenomeni Paranormali. E penso che sono due pack che si sposino davvero molto bene insieme. Quindi contrattiamo Asher, vieni qua, sai che quando facciamo un po' di spese pazze. E il bello di questi negozi è che tutti i venditori sono. Oh, mi ha fatto anche lo sconto, no? Sono tutti fantasmi. Oh, ma che carino! Secondo me gli dice sì, ma non stancarti troppo, eh? Prendiamo anche il gufo e prendiamo la bacchetta d'osso e la bacchetta di marmo, la bacchetta del mago. No, c'è anche la bambola del sortilegio. Il corvo mi sa che ce l'ho nella stanza di sopra. Ok. Gli dice andiamo, andiamo a fare altre spese. Mi sa che gli piace fare le spese. Vediamo se contrattiamo. Magari prendiamo. Qua mi sa che vendono cristalli e scope. Oh, gli ha fatto lo sconto. È brava a chiedere gli sconti. E quindi
Il moccio magico, perfetto per qualsiasi cantatore pratico. Non solo il moccio magico può portarti dove devi andare, ma anche il potere di rimuovere le macchie più ostinate. Allora, prendiamo questa, la scopa di legno nodoso, e poi prendiamo un po' di cristalli. E prendiamo anche questa. Bene, e andiamo ad al terzo. Dove stai andando? Vabbè, prendi dell'acqua. E mi sa che poi vanno a casa perché sono le 8. Dove stai andando? No, lascio perdere. Contratta anche con lui, vediamo se ti fa gli sconti. Anche lui, secondo me, vedono una donna incinta e gli fanno subito gli sconti. Allora, frutto del drago, la mela, prendiamone due o tre, così li mettiamo in giardino. La pozione dell'epurazione degli extra. Allora, rana terriccio, che serve? La trota? No, ce l'ho. No, il frutto del drago? No, non lo prendo. Ok, va bene così. Ok, diamo un bel bacio a... non so, devi andare in bagno, resisti, andiamo a casa adesso. Anzi, andiamo subito a casa. Poi gli farà vedere il resto del regno magico un'altra volta, perché siamo entrati nel terzo trimestre e partorirà fra non si sa. Quindi torniamo a casa subito. Siamo tornati a casa, Miranda poverina deve correre in bagno, vai, corri, corri immediatamente. Oh, aspettate, c'è un punto di talento che non gliel'ho ancora messo e sta raggiungendo il livello accolito. Vediamo, sapere magia, il sim legge e svolge ricerche informatiche più velocemente, le interazioni fruttano inoltre esperienza magica nel corso del tempo. Alzare il livello della carica, braccio miscelatore. Se no, foreggere incredibile, riceve più oggetti quando raccoglie ingredienti magici nel regno magico, oppure sperimentatore, quando sperimenta si esercita, il sim accumula esperienza più velocemente. Anche questo. Però no, io direi braccio miscelatore, visto che vorrei che la sua specialità siano appunto le pozioni, quindi andiamo con braccio miscelatore e poi consegniamo magari la bacchetta di marmo. La bacchetta di marmo la tiene lei e a lui la bacchetta di osso. Infine il mocio se lo prende lui, insomma, lei è a livello più alto rispetto a lui. Sì, lui non è ancora arrivato al rango neofita. Ok. Vediamo dove è finito. Ah, su, qui al computer. C'è anche il Ghidri. Bene, e con un Asher che sta guardando i gattini sul computer, con Ghidri che lo sta controllando, io concluderei qui il video. E mi sa che la prossima puntata vedremo la nostra Miranda che partorirà chissà chi, un maschietto, una femminuccia. Se avete qualche consiglio di nome da darmi, mettete dei commenti sotto al video. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!